mi crea un po' di confusione, ma tanto questo è un argomento che prenderemo da febbraio e marzo. Se noi abbiamo deciso di non mettere lo scarso rendimento per i lavoratori privati, perché lasciamo all'imprenditore la valutazione e comunque alla possibilità di licenziamento economico, che è decisamente agevolata con questa norma, questo non vuol dire che non si possa, per esempio, prevedere lo scarso rendimento nel pubblico. Ma nel pubblico, essendo in presenza di un ingresso per concorso, quindi non è a chiamata diretta, ma per concorso, si può anche immaginare che l'eventuale risoluzione del licenziamento abbia un ruolo maggiore dei giudici rispetto a quello che c'è nel privato, che noi abbiamo voluto ridurre al minimo. Quindi le regole del pubblico impiego le vedremo nella discussione del Madia. La Commissione le sta già affrontando. Io ho le mie idee, per me va creato un meccanismo in cui chi sbaglia nel pubblico paga, in cui bisogna incentivare il merito, in cui bisogna finalmente affermare il concetto che chi non lavora bene perché non è messo in condizione di farlo, va attribuita la responsabilità ai dirigenti. Ma che chi non lavora bene perché sceglie di non lavorare bene, i cosiddetti fannulloni, sì che va messa in condizione di mandarli a casa.